Fare lo stretching statico prima dell'allenamento, prima della gara, fa bene o fa male? Perché oggi vedo ancora tanti runner prima di una gara fare stretching? Perché ci ostiniamo a fare stretching statico prima di correre? Oggi capiremo quando e come fare stretching statico, quando e come fare stretching dinamico e la vera differenza fra queste due discipline. E cosa dicono gli studi? È vero che non serve fare stretching statico prima? È vero che serve farlo dopo la corsa o non è vero neanche questo? E lo stretching dinamico a che cosa serve? Facciamo chiarezza. Stretching statico è il fatto di allungare uno più distretti muscolari in una posizione statica da fermo, quindi andare a creare un allungamento che spesso ci fa sentire anche una sensazione di beneficio. Lo stretching dinamico invece è un lavoro di mobilità articolare e muscolare in cui andiamo a sviluppare un'articolarità corretta e lineare, andiamo a aumentare gli angoli di lavoro prima o forse anche dopo una prestazione. Non nascondiamoci, abbiamo detto tante volte che lo stretching statico prima delle gare o prima dell'allenamento non va fatto. Eppure continuiamo a vedere tutti i giorni, tutte le domeniche, runner che fanno allungamento muscolare. Perché? Perché gli è stato detto, perché lui o lei ha bisogno di questa cosa. Eppure fare stretching statico prima di correre non è la cosa migliore. Ricordiamoci che un runner deve essere un mix tra flessibilità e rigidità. Che veramente sembra un paradosso, perché uno è l'opposto dell'altro. Deve avere una rigidità muscolare e tendine, ad esempio a livello del tendine d'Achille, il soleo, proprio per avere una risposta elastica e un tempo di contatto a terra il più veloce possibile, e questo gli permette di avere un'economia di corsa migliore, il che significa impiegare meno energia a parità di distanza e andatura. Allo stesso tempo però deve avere una flessibilità e mobilità che gli permetta di utilizzare tutto il raggio d'ampiezza, ad esempio delle sue anche, il lavoro dei muscoli femorali, per riuscire a gestire al meglio tutte le quattro fasi della corsa: la fase di spinta, la fase di volo, la fase di appoggio e anche la fase di recupero, riportando il piede velocemente verso il gluteo e riprendere tutto il ciclo. Quindi ci deve essere rigidità ma anche flessibilità. Devo avere una macchina perfettamente oliata che però abbia rigidità dove serve per avere una risposta veloce a terra. Probabilmente starai pensando: io ho avuto già troppi infortuni, non rinuncio allo stretching prima di correre perché da quando lo faccio non mi faccio male. Eppure alcuni studi riportano come lo stretching statico prima della corsa possa aumentare il rischio di infortuni. Infortuni di tipo muscolare, perché con l'allungamento prima di correre i recettori che nel nostro i muscoli segnalano al cervello che il muscolo sta subendo un allungamento, troppo allungamento, e quindi segnala che si deve fermare, dopo lo stretching statico subiscono proprio dei ritardi in questo segnale e quindi è più facile incappare in un infortunio muscolare. Altri studi riportano che dopo uno stretching statico viene ridotta del 25% l'attivazione dell'unità motoria, quindi vuol dire essere temporaneamente meno forti, per capirci, proprio perché riusciamo a reclutare meno fibre muscolari. Quindi iniziamo a capire che fare lo stretching statico prima di una prestazione riduce la prestazione e aumenta addirittura il rischio di infortuni, per quanto tu possa sentire una sensazione di benessere mentre lo fai. Quello che invece aumenta la possibilità di avere una buona prestazione va sempre inserito nel riscaldamento è lo stretching dinamico, la mobilità articolare. Esercizi quindi che vanno e coinvolgono più distretti muscolari, più articolazioni come apertura delle anche, il movimento delle ginocchia portandole al petto, rotazioni della caviglia, il busto, le braccia, preparano meglio allo sforzo e preparano meglio le articolazioni ad affrontare la sfida che stai per correre, sia che sia una gara sia che sia un allenamento. Ricordiamoci quindi che l'obiettivo qual è? Quello di avere una buona rigidità muscolare per avere una risposta veloce a terra nel movimento della corsa, ma allo stesso tempo avere una flessibilità che mi permetta di sviluppare tutta la forza muscolare che ho nel modo più economico possibile.
senza che però io diventi, d'altra parte, facendo anche troppa mobilità articolare, un contorsionista del Cirque du Soleil. Questo ovviamente non è un obiettivo della corsa. Il runner non deve essere slegato come chi fa yoga tutti i giorni, seppure fare yoga tutti i giorni nel modo giusto, senza esagerare, può essere un aiuto. Sto demonizzando lo stretching statico? Assolutamente no. Lo stretching statico torna ed è utilissimo. È utilissimo quando? Dopo la prestazione, anche diverse ore dopo la prestazione, quando i muscoli sono tornati in stato di riposo, abbiamo recuperato, allora andare a lavorare sull'allungamento può aiutarci, insieme all'allenamento della forza, del core, a un equilibrio dei carichi, a prevenire gli infortuni. E qui bisogna fare delle differenze. Non tutti dobbiamo fare lo stesso stretching allo stesso modo. Mi spiego. Se uno è naturalmente molto flessibile, ci sta che faccia una seduta alla settimana per conservare questo suo equilibrio di flessibilità. Dall'altra parte, chi invece incappa spesso in infortuni, faccio un esempio, la bandelletta iliotibiale, che avviene perché magari c'è il tensore della fascia lata che si accorcia troppo, eccetera, c'è un disequilibrio tra sinistra e destra, tra le due articolazioni, allora fare più spesso un po' di stretching statico in sedute apposite può essere molto utile. Come? Torniamo sul tendine d'Achille e il soleo e quindi tutti i muscoli anche poi del polpaccio. Quella zona deve essere particolarmente rigida per il motivo che ho detto prima. Però troppa rigidità, troppo accorciamento può portare a un infortunio. Un accorciamento muscolare sobbarcherà di più lavoro il tendine d'Achille che inesorabilmente, dopo anche pochissimo che è avvenuta questa cosa, si infiammerà. Quindi se sei un runner che nella sua vita non ha mai avuto problemi ai tendini d'Achille, ma attenzione che con l'aumentare dell'età è più facile incappare in questo tipo di problemi, allora non ti consiglio di insistere con lo stretching statico. Se invece sei un runner che ha avuto più volte problemi al tendine d'Achille, ma anche alla fascia plantare, perché è tutto collegato, allora lo stretching statico deve fare assolutamente parte della tua routine. Facendo chiarezza, prima dell'allenamento e della gara, mobilità, stretching dinamico. Dopo, possibilmente più lontano, stretching statico. E se vuoi sapere quali sedute fare, ti riporto qui due video molto utili. Qui trovi la mia seduta che ti consiglio di fare in 13 minuti, ho accorpato una seduta di stretching statico molto molto utile, ti consiglio di farla la sera per trovare anche relax prima di dormire. Qui trovi la selezione migliore degli esercizi da fare prima di correre di mobilità articolare. In ogni caso ricordati, flessibile sì, ma anche rigido, sempre con il sorriso.